Buongiorno a tutti, sono Marco Fonti, concessionario Honda di Rimini. Sono qua oggi con questo bel esemplare di Honda BF150. Tra poco comincerò a smontarlo fino ad arrivare nelle sue parti meccaniche principali. Vi interessa? Buona visione. Via coperchio. Questo proprio. Questo non me lo spiego. Lo hanno tagliato. Ma. Ecco qua il nostro 150. Vediamo un pochettino sotto calandra che cosa c'è. Allora, tanto per una descrizione così en passant. Sonda Lambda, elettrovalvole del VTEC. Sensore di temperatura del collettore di scarico, alternatore di tipo automobilistico. Qui sotto questo è il bulbo della pressione dell'olio con il bulbo della temperatura del monoblocco. Questo non me lo ricordo. Motore di avviamento, centralina, scatola fusibile, fusibile della ricarica della batteria, airbox, passiamo da di qua. Qui c'è la parte dell'aspirazione, flauto. Pompa C, separatore di vapori, le due stazioni filtranti di cui una con il filo che fra l'altro è rotto, qui c'è il galleggiante che sente l'acqua, sentiva l'acqua nella benzina, qui c'è il filtro. Valvole ACV, la valvola che rega il minimo, che regola il minimo. Bene, andiamo avanti. Bene, continuo a smontare il motore. Una piccola premessa prima. In tempi di coronavirus, dobbiamo stare a casa. Io praticamente sono a casa, visto che vivo esattamente al di là di quella parete, quindi non sono in giro per la strada come non dovrebbe essere nessuno. Ok, qui come possiamo vedere, cinghia dell'alternatore. Sensore di posizione dell'albero motore, il coperchio dove sono alloggiati sotto i due termostati 50 e 60 gradi,
60 gradi per il monoblocco, 50 gradi per la testata. Personalmente io spesso utilizzo 2 da 50, visto che l'acqua nell'Adriatico in estate arriva a quasi 30 gradi in superficie e i motori sotto calandra sono sempre a roventi. Dargli un po' di respiro, specialmente per chi è abituato a smanettare un po', non mi sembra una cattiva idea. Qui altri due sensori di temperatura. Abbastanza pulito. Alloggiamento dei termostati, nemmeno troppo sporco. Il distanziale che serve per appoggiare, non appoggiare, non far appoggiare i termostati direttamente sul coperchio della distribuzione, sì, insomma. Ok, prima di continuare, quando ho acquistato questo motore, perché questo motore l'ho ritirato io, il venditore, il vecchio proprietario, lo aveva fermato perché lamentava una certa rumorosità meccanica e un discreto calo di prestazioni. Se vedete, la parte in alluminio dove è inserito il sensore di posizione dell'albero motore pare strusciata. Adesso se io infilo il cacciavite qui sotto e spingo, troppo gioco. Penso che questo motore abbia avuto un problema di lubrificazione, per cui una delle due rondelle di spallamento si sia danneggiata irreparabilmente e abbia provocato una usura anomala sua o dell'albero motore, e l'albero motore sia sceso. Sarà, credo, irrimediabilmente compromesso. Vedremo quando sarà finito lo smontaggio. Questa è la parte sotto della puleggia dove gira la cinghia, vediamo un attimo così, la cinghia dell'alternatore. Come vedete è tutto rovinato. E ora vi porto a vedere anche il risultato sul coperchio della distribuzione. Voilà. Come volevasi dimostrare, albero motore sceso e neanche di poco.
Addirittura la plastica del sensore è sciolta, quindi ha sviluppato anche un certo calore. Prevedo danni meccanici di una certa entità. Questa è la camera che contiene il volano, è asciutta, non vedo, a parte un po' di strusciate sui denti, non vedo olio, non vedo limatura, ma insomma, dai, qui fa ben sperare. Ok, dopo aver tolto anche l'airbox e aver scollegato qui il sensore di temperatura dell'aria aspirata, tolto tutto, qui vedete il corpo farfallato con il suo meccanismo, un po' di impianto elettrico che continuo a rimuovere, poi passiamo di qua al correttore di aspirazione. Ok, ho rimosso anche il correttore di aspirazione. Dopo aver fatto un po' fatica perché avevo necessità di allentare un attimo il flauto degli iniettori, il motore si presenta così adesso, comincia a essere abbastanza spoglio. Cominciamo qui a vedere anche le valvole di aspirazione. Vediamo un po' se con la luce. Sì, insomma, quelle le vedremo meglio quando avremo la testa smontata. Un piccolo particolare. Come mai quella clip di plastica è rotta, che era dietro il collettore di aspirazione? Ho notato nel corso dello smontaggio che ce ne sono diverse rotte. Vuol dire che questo è un motore che è già stato aperto o almeno qualcuno è andato a rovistare abbastanza a fondo anche le viti
del coperchio della distribuzione, mi sembra che siano state svitate. Vedremo se ci saranno altre sorprese. L'impianto elettrico, adesso il motore è completamente spogliato.